I mondiali in Russia sono alle porte e se vuoi rimanere aggiornato su notizie, classifiche, statistiche, risultati e tuzia qua pelata, puoi soltanto che scaricare OneFootball. Trovi il link in descrizione e mi raccomando, scaricalo da quel link lì. Ma non è finita qui perché nel caso in cui tu volessi anche qualche maglia, tuta o comunque completo di nazionali o squadre di club, sempre in descrizione trovi divise calcio top. Con hashtag Marconi avrai una seconda maglia completamente gratis. La Madonna! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui con questo nuovo episodio della carriera. Oggi siamo tornati con enfasi non indifferente perché intanto abbiamo il gesso, quindi questo è proprio l'episodio del Never Give Up, perché cioè, oggi non si molla. Comunque col gesso ho realizzato di poter di riuscire a giocare a FIFA senza problemi e quindi appunto lo facciamo senza problemi. Tra l'altro, se non avete visto lo scorso episodio, no, aspetta, come non avete visto lo scorso episodio, regà? State scherzando? State scherzando? Non avete visto lo scorso episodio? Non c'è problema, potete rimediare, ma sbrigatevi qui sopra e mettete in pausa questo. Qui sopra nelle schede lo trovate perché è un episodio da non perdere, un episodio nel quale è successo veramente di tutto e quindi ovviamente merita di essere visto. Lasciate un bel like, vi ricordo di iscrivervi al canale, come avete sentito nell'intro, forse o forse no. OneFootball in descrizione, miglior app di riferimento e la mia app di riferimento sul mondo del calcio a 360 gradi e anche il sito di maglie di Divise Calcio Top con il codice hashtag Marconi, il 5% di sconti. Giocheremo ben quattro partite importanti perché comunque saranno tutte di campionato e tutte fondamentali per l'inseguimento della vetta. Quindi Bari, Benevento, Sassuolo e Torino. Vi direi di non sottovalutare nessuno, ma ovviamente sarebbe retorica perché è importante non sottovalutare nessuno. Il Torino è una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà. Il Sassuolo l'andata ci ha fermato e comunque sta facendo un grandissimo campionato. Al momento, se non sbaglio, è al quarto posto. Il Bari, sicuramente tra queste, almeno sulla carta, è quella che può preoccuparci meno, ma ovviamente se non la interpreteremo nel modo giusto ci metterà tanto in difficoltà. E poi il Benevento, che tra l'altro ci ha fermato, se non ricordo male, nel girone d'andata. Nel prossimo episodio, quindi il Bayern Monaco, ragazzi, vedete che se vi perdete un episodio qui perdete la storia, proprio il filo del discorso. Detto questo, vi ricordo che partirà una nuova serie, domani non perdetevi il video fondamentale che uscirà, ma detto questo, appunto, possiamo partire con la sfida contro il Bari. Quello che chiude la 23ª giornata di campionato è un posticipo pesante, un posticipo importantissimo in chiave salvezza per quanto riguarda il Bari, in chiave scudetto per quanto riguarda la Roma, che è lontana al momento dal primo posto, non tantissimo, ma comunque distante, perché di fronte ci sono ancora Inter e Juve. E allora buonasera dal San Nicola, prendiamoci questi 3 punti. Poi c'è una batteria a destra per Under, lanciata da Shaarawy, occhio al turco che la mette giù in area di rigore, va col destro! E Mikai si oppone, insomma, che esce comunque con il possesso. Poi Nura sbaglia e tocco per De Rossi, che però se la riprende Caparbio e quindi si distende la formazione giallorossa col capitano. Assegno contro l'Atalanta, fa correre Shaarawy che vuole il destro. Prova a giro, si distende Mikai. Parte Undera a cercare uno tra Schick e Fazio. La palla è per il secondo che stampa la traversa. Poi Kurzawa prova a tenerla, chiuso ancora Kurzawa col destro. Sempre Mikai che sta prendendo di tutto. Shaarawy lo chiude senza palo, dice l'arbitro. Quindi si gioca, palla per Mertens al limite. Occhio a Mertens in aria sul sinistro. Calcia Mikai, tanto per cambiare, la mette in calcio d'angolo. Per Shaarawy insiste la Roma. Suggerimento per Mertens, ha tagliato Schick, servito in area Schick, ancora Schick fino in fondo, poi deve rientrare, rimpallo che lo favorisce, arriva Under! Mamma mia! Dal nulla! Cengiz Under! Si è inventato un gol stupefacente! Mamma mia! Al quinto del secondo tempo! Schick che prova a girarsi e andare in porta, viene chiuso, arriva Under! Al volo con il sinistro, ragazzi, un gol pazzesco! Se non ho visto male, qui al volo Under, una parabola che si spegne sotto l'incrocio dei pali. Solo gol pazzeschi in questo periodo. Solo gol pazzeschi di Under. 3 minuti di recupero al San Nicola. La Roma che deve assolutamente tenere questo risultato, che sarebbe preziosissimo. Nura l'alza in direzione Schick, in aria, la mette giù. Schick la gira al volo e Mikai la salva. Palla in calcio d'angolo. Ha preso pure questa Mikai, che non era impossibile perché non era potentissimo il tiro. Ma forse con una deviazione aveva preso una stranissima traiettoria. Angolo di Pellegrini verso Manolas, ancora sulla linea scalera. Nuovamente Manolas! Alla fine fa 2-0 Roma al 93esimo. E finalmente, dopo una partita di sofferenza,
più psicologica che tecnica, perché poi abbiamo dominato, però sapete, il calcio ci fa capire che puoi dominare una partita, lo abbiamo fatto tante volte in questa carriera, ma poi puoi anche andare a perdere 2 punti o 3 addirittura. In questo caso non è così, perché la Roma vince 2-0 al San Nicola, altri 3 punti per la formazione giallorossa, che stasera ha strameritato, ha giocato un grandissimo calcio, tenendo a questo punto anche il clean sheet, perché fischia 3 volte il direttore di gara. 2-0 Roma, e adesso vediamo un po' come si smuove e se si smuove qualcosa in classifica, nella zona alta in particolare. Prima di tutto, però, pensiamo alle altre 3 partite di questo episodio, quindi il Benevento prima di tutto. Poi se la riprende molto bene il 27, può correre in contropiede Macin, dentro per Mertens che deve tenere, tiene bene, va sul destro, può calciare, sempre Mares, che poi la mette dentro verso Macin, Belez. Perotti se la va a riprendere, dentro da Macin che sta giocando bene in questo avvio, cerca anche la conclusione, larga, è caldo Macin. Mertens si appoggia verso Mares che la rimette ancora in direzione Mertens, va Mares, la tiene Mertens, prende anche fallo, si gioca il vantaggio, Mares, zona tiro, calcia a giro! E per un attimo ha provato ad emulare il gol di Under, differente ma sempre sotto l'incrocio. La palla invece esce. Finisce qui il primo tempo, 0-0 tra la Roma e il Benevento. Una Roma che ultimamente con le piccole fa fatica ad andare in vantaggio nei primi 45 minuti. Così è stato anche a Bari, vedremo nel secondo tempo di oggi. Recupera ancora Mares, Mertens. C'è Perotti in zona, servita, attenzione al monito, calcia! Perotti! Roma 1, Benevento 0, si sblocca ancora nei primi 5 della ripresa, con la Roma che va in vantaggio con un altro grandissimo gol, recupero di Mares, tocco dentro a Perotti che carica il destro, non ce n'è. E allora 1-0 Roma, un gol importantissimo per un vantaggio che ogni volta che arriva ci fa stare più tranquilli. Lo smista per Mares, sempre Mares, col tacco da José Machin. Poi Mertens al limite se la porta sul destro, palo interno da parte di Mertens che non è fortunato. Roma che quando alza il pressing non ce n'è, palla dentro per Batshuayi che prova a lottare, lotta e la porta via. Batshuayi fino in fondo, palla in calcio d'angolo, non ci credo, non ci credo. Con calma e forse troppa, Michy Batshuayi si divora il gol del 2-0. Sulla destra per Kurzawa di prima a cercare ancora Mertens. Poi Batshuayi sul destro, calcia! E a lui quelli facili non piacciono, quelli belli e difficili, assolutamente sì. Roma 2, Benevento 0, ancora una perla, Michy Batshuayi. Macin. Si fa sentire adesso la Sud con i cori di incitamento per questo momento favoloso della Roma in campionato e non solo. Insiste ancora Mertens, se la porta sul sinistro. Sinistro! E vabbè! E così è troppo facile! Dries Mertens, quando hai un marziano in squadra, è tutto più semplice. 3-0. Che gol di Mertens! Non so se sia, quale sia il più bello. Qui se la porta sul sinistro, che è il suo piede debole. E poi la mette sotto l'incrocio. 3 gol meravigliosi, 3 gol da fuori, 3 gol pesanti, 3 gol per 3 punti. Allarga su Xande Silva. Chipsa, il tocco di Manolas, la palla in area di rigore, Ceravolo si gira con il sinistro e poi il Benevento trova un gol che dire casuale è un complimento, perché in realtà è un gol veramente assurdo e che mi dà anche abbastanza fastidio. 3-1. Ancora Riyad Mahrez. Però che vuole tornare in avanti. Keita. A sinistra c'è Perotti. Ecco il servizio per il Monito che passa in area, calcio di rigore. Non l'ha visto Bamba, che ha segnato e si è rifatto subito, commettendo il fallo da rigore su Perotti. Rincorsa. Destro di Perotti. La Roma torna a più 3 di distanza. 4-1. Poker della formazione giallorossa. Il fischio finale. Questo Roma Benevento. A senso unico, Benevento che ha trovato un gol all'unico tiro in porta, 4-1 per la Roma che fa altri 3 punti in campionato. Ricordiamo che qualora vincessero Inter e Juve saremo ancora a meno 5 dalla Juve, a meno 1 dall'Inter, ma per il resto terzi in campionato sempre di più, sempre più forti, sempre più solidi. Queste vittorie con le piccole, tra virgolette, sono
molto molto importanti, perché ci danno equilibrio, fiducia, consapevolezza, oltre che chiaramente i big match, perché spesso abbiamo vinto i big match e abbiamo perso i punti in queste sfide qui. All'andata per esempio col Benevento non avevamo vinto, oggi sì, ed è fondamentale. E quindi prima parte dell'episodio devo dire ottima, perché due vittorie su due, anche abbastanza convincenti. Adesso facciamo gli allenamenti, che è giusto, ma raga, porta fortuna fare gli allenamenti insieme a voi, quasi tutte A, fondamentale, bene così. E tra l'altro stavo intravedendo anche una bella notizia, leggiamola insieme, perché c'è il nostro José Machin che esclama: adoro giocare in questa squadra. È meravigliosa questa cosa, perché è importante che tutti si sentano parte del progetto. Machin ultimamente sta vedendo il campo molto di più, e devo dire che mi ha sorpreso in positivo contro il Benevento. Adesso però testa a Sassuolo, Sassuolo quinto in campionato, se prima erano sfide contro squadre inferiori, adesso il Sassuolo dopo il campionato che ha fatto non può considerarsi troppo inferiore alla Roma, quindi stiamo attenti. Andiamo a Reggio Emilia nella sfida che l'anno scorso ci portò in Champions League. Pronto Domenico Berardi quando siamo al 12esimo. Ecco il sinistro teso al volo, Babacar con il sinistro, primo squillo del Sassuolo, primo vero squillo di partita. Chiama palla Maresca e sta andando, lancio di De Rossi meraviglioso, così come lo stop dell'Algerino che poi la mette subito dentro. Chic! Deviazione dell'ex di Leandro Castan, calcio d'angolo per la Roma, primo squillo anche dei giallorossi. Parte lo spiante di Perotti a cercare la testa di Kurzawa! E la palla è dentro, forse autogol, forse Fazio, forse Kurzawa. Fatto sta che è 1-0 Roma. A Reggio Emilia un gol importantissimo per esultare Federico Fazio, che evidentemente ha toccato il pallone prima che entrasse. E allora gol importante quello del comandante, che fa 1-0 al 14esimo minuto. Rivediamo il calcio d'angolo con il cross di Perotti. Kurzawa, anzi no, Kurzawa non la prende, la prendono uno dei due del Sassuolo. Poi Fazio in tuffo, la mette dentro. C'è anche il momento da parte di Mertens, lo ha visto Perotti, cerca Mertens, lo trova in area, Mertens è passato, Mertens! Ancora Mertens, non smette più di segnare, fa 2-0 e se non sbaglio sono 12 in campionato per il belga. Sul lancio di Perotti, lo stop meraviglioso, la difesa del pallone eccellente e poi la precisione chirurgica, destro a giro, non può arrivarci l'estremo difensore del Sassuolo e allora sono 2-0 per la Roma. Palla infilata ottimamente per Domenico Berardi che la mette dentro, attenzione a Delaney! Grandissimo gol di Delaney! Sinistro in corsa, non può farci nulla Alisson, Sassuolo che rientra in partita rapidissimamente. Tra l'altro apro e chiudo una parentesi, commentate qui sotto se vi ricordate Delaney, perché ha dei precedenti nelle nostre carriere, non troppo negativi, ecco, però commentatemi se ve lo ricordate. Qui saltato Florenzi, attenzione a Kebano che si accentra, zona tiro, Kebano! Alisson si distende e la mette in calcio d'angolo, salvando il pareggio possibile del Sassuolo. Kurzawa. Chic. È andato Kurzawa, lo vede Chic che lo fa correre defilato, però riesce ad alzare il cross, esce Deli. Non sicurissimo, allora il Sharawi che insiste, sempre il faraone, lascia partire il cross. Under! Mette dentro il gol del 3-1. Al 77esimo si è addormentata la difesa del Sassuolo, perché non è tanto normale che la prenda un der di testa in quel modo, ma meglio così, 3-1 Roma. Il Sharawi qui torna sul pallone, poi Keita riesce a servire ancora Kurzawa al centro, Mertens, Kurzawa aspetta il momento giusto, poi alza il cross verso Mertens, Deli! Mamma mia cosa ha preso! Cioè, oddio, non è che fosse impossibile, però sarebbe stato bellissimo un gol così di Mertens. Poi altro cross verso De Rossi, ancora Deli, De Rossi, Deli! Incredibile! Incredibile! Il tempo è finito, Roma che fa il suo dovere, liquida il Sassuolo 1-3 al Mapei, come lo scorso anno, con esito diverso. Una Roma che ritarda e rinvia soprattutto i sogni di Champions League del Sassuolo. A questo punto si proietta anche in maniera ottima per i suoi sogni, che sono chiaramente un po' più ambiziosi, si parla di scudetto nel nostro caso. Vediamo un po' la classifica con la quale ci salutiamo, perché? Perché ho capito che non posso registrare quantomeno 4 partite insieme, non so se sentite la mia voce, io personalmente sì e faccio fatica. Se vi portassi 4 partite episodio dovrei registrarle in due, almeno 2 e 2.
cosa che almeno in questo momento non mi è possibile per mancanza di tempo. Però si gode la striscia di vittorie. Quante sono? Quante sono? Vediamo un po' le vittorie consecutive. Una col Sassuolo, due col Benevento, tre col Bari, quattro con l'Atalanta, cinque col Chievo, sei col Torino in Coppa Italia, sette col Cagliari, otto con la Spezia e basta. Otto vittorie di fila. Otto vittorie di fila che voglio dire, ragazzi, non sono poche. Ah no, c'è anche il Palermo, scusatemi, non l'avevo proprio visti. Nove vittorie di fila. 9 di fila è sicuramente molto bene. Il record di vittorie di fila della Roma è 11, quindi spero di poterlo battere. Vediamo se possiamo batterlo, perché abbiamo il Torino, che non è semplice, o il Bayern Monaco. Allora, battere il record di vittorie vorrebbe dire mettere anche una serie ipoteca sul passaggio del turno, perché se batti il Bayern Monaco comunque sia è tanta roba. Niente ragazzuoli, il video è finito. Mi auguro che vi sia piaciuto. Ho detto che ne uscirà un altro molto presto. Io ultimamente ne sto facendo uscire uno a settimana, però è chiaro che se vedo che c'è molto supporto da parte vostra, ultimamente lo sto vedendo un po' di meno, ve lo dico proprio in maniera molto trasparente, sono sotto esami, quindi è difficile poi riuscire a portare il proprio video a manetta, specialmente se poi non è il miglior periodo dal punto di vista dei numeri, perché ci può anche stare, non muore nessuno. Comunque sì, appunto, vi dicevo, il massimo supporto, se volete questa serie più spesso fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Comunque lasciate like per questo nuovo episodio, in descrizione vi ricordo che trovate OneFootball, Divise Calcio Top, i miei social, tra cui Instagram, social più attivo in cui trovate proprio tutte le notizie. Iscrivetevi se non lo siete già, noi ci vediamo con i prossimi video. Un bacione e bella ragazzi.